Bene, mi sentite tutti? Si sente? Bene. Benvenuti a Centro Valcunta, benvenuti a tutti. Piacerebbe aprire con un canto. Non sono proprio un canterino, ma ci proviamo insieme. Più facile. Già è andata male, ma qualcuno di voi lo sa, quindi chi lo sa mi supporta nel canto. Bene, eccoci qua. Stavo un po' multitasking perché ho qualche nota sul telefono, qualcosa da una parte, qualcosa sul computer. Vediamo se ce la facciamo. Una volta c'era la carta, adesso no. Allora, Alice nel paese dell'illusione. Ci siamo lasciati con Nissima Deva a luglio e prima con Pinocchio, c'è stato Nissima Deva tra Pinocchio e Alice. Torniamo sulla via delle favole e vedremo insieme un po' come un racconto così popolare che non conosce Alice nel Paese delle Meraviglie. Tutti lo conoscono. Come tutti conoscono Pinocchio, appunto. Quindi queste favole che in qualche modo sono entrate a far parte della nostra vita, come possono presentare dei messaggi, comunque delle connessioni, dei parallelismi con testi dell'antica India. In particolare ho fatto molto riferimento alla Bhagavad Gita, che è un po' il testo di riferimento nella nostra cultura del Vaishnavismo, e vedremo insieme un po' dove ci porta questo viaggio insieme ad Alice. Ok, appunto stiamo parlando di un romanzo di Lewis Carroll, forse qualcuno più, non so, più letterario, mi viene in mente Antonella, magari sai il nome completo, che lancio una sfida. No, non lo so nemmeno io, so che ha un nome lunghissimo, ma io ho messo Lewis Carroll, che è il nome d'arte con cui tutti lo conosciamo. Questo romanzo è stato pubblicato nel 1865, accompagnato dalle illustrazioni di John Tanner. Queste illustrazioni sono bellissime, ho deciso di metterle in presentazione perché esprimono molto bene i sentimenti di Alice, secondo me, e ci portano un po' in quella dimensione.
Ma quando è nata un po' l'idea di questo romanzo? Ci troviamo nel 4 luglio del 1862 e Lewis Carroll, insieme a un vescovo di Londra e le tre figlie come dire, del cancelliere dell'Università di Oxford, stavano facendo una gita in barca, giustamente. E cosa succede? Che a un certo punto le bambine sono un po' irrequiete, no? E allora Lewis Carroll, che era un narratore, cominciava a inventare una storia. E questa storia piace alle bambine, ma piace anche a Lewis Carroll. E quindi, quando tornerà a casa dal giro in barca, deciderà appunto di cominciare a scrivere questa storia di Alice. Lui aveva solo un nome, Alice, e un ricordo astratto perché non si ricordava bene cosa avesse detto alle bambine durante la gita in barca. E così, tra il 62 e il 64, esce una prima bozza, poi. Nel 65 viene pubblicato il romanzo. È un romanzo interessante perché sia per bambini che per adulti, nel senso che i bambini possono essere affascinati dal lato più fantasioso, con tutti questi personaggi fantastici, antropomorfi, mentre anche gli adulti si divertono perché Lewis Carroll aveva inserito degli enigma, dei rebus, come dire, dei rebus matematici. E quindi anche gli adulti si divertivano poi a trovare le soluzioni a questi piccoli enigmi. E che dire, un romanzo conosciutissimo appunto, sto parlando di un romanzo distribuito in 174 lingue, 100 milioni di copie, e questo ha creato sicuramente un'influenza popolare in tutto il mondo. Da qui ovviamente magari qualcuno lo conosce per il testo, qualcuno per un film che ha visto al cinema, qualcuno per uno sceneggiato televisivo, anche fumetto, cioè praticamente poi la trasposizione è andata da tutte le parti. Ebbene, ma sarà un po' interattivo questo incontro, nel senso che oltre alle illustrazioni di John Tenet, mi rifarò anche alla versione della Disney, che forse è quella più popolare, del 1951, quindi man mano vedremo un po' degli estratti per entrare nel mondo di Alice e comprendere meglio questo personaggio. Benvenuta. Certo. Allora. L'arcivescovo di Canterbury acconsentì a ricevere Guglielmo per offrirgli la corona. Alice, vuoi essere così gentile di seguire la lezione di storia? Scusami, sai, ma come si fa a interessarsi a un libro in cui non vi è neanche una figura? Mia cara bambina, ci sono tanti libri interessanti anche senza figure a questo mondo. A questo mondo, forse, ma nel mio mondo. Mi sarebbero fatti solo di figure. Nel tuo mondo? Oh, che assurdità! Assurdità? Ricominciamo da capo. Ma certo, Resti. Se io avessi un mondo come piace a me, là tutto sarebbe assurdo. Niente sarebbe come, perché tutto sarebbe come non è. Invece re, ciò che è non sarebbe. E ciò che non è, sarebbe. Chiaro? Nel mio mondo tu non diresti. Vabbè, poi conosciamo Disney e cominciamo a cantare, lasciamo. Comunque, interessante. Già la prima parte ci connette spediti alla gita, e questo mi ha ispirato tanto perché nel mio mondo, sono stufo di questo mondo, però da notare che cioè,
non è collocata male Alice, nel senso che okay, c'ha da fare i compiti di storia, però a parte quello abbiamo visto le farfalline, tutti gli animaletti, luogo incantato, sembrerebbe proprio che non manchi niente dove si trova lei, eppure nel mio mondo, se avessi un mondo tutto mio sarebbe al contrario, ribaltato. Comincia a nascere un desiderio dentro di lei, di andare oltre, di cercare qualcos'altro. Diciamo che poi il desiderio ha un grande potenza. In questo cunicolo tutto scuro, però vediamo dove finisce. La curiosità è spesso causa di guai. È anche consapevole di cosa sta succedendo. È una ragazza sveglia. Insomma, abbiamo visto il desiderio di trovare un altro posto più bello, più consono a sé, più gioioso, dove può trovare qualcosa che la faccia, come dire, star meglio in un certo senso. E il desiderio in qualche modo è stato accolto, e quindi entra in una dimensione altra. Ma vediamo insieme un po'. Ok, parte prima. Caduta nel mondo materiale. Cosa succede? Allora, diciamo che abbiamo visto come Alice, da un mondo quasi utopico in cui si trovava, finisce in una dimensione altra. E, è interessante perché la Gita questo ce lo spiega in qualche modo, però ribaltato su di noi, ovviamente. La Gita ci racconta che inizialmente anche noi eravamo in un luogo dove non ci mancava niente, un luogo di eternità, di felicità, gioia, massima conoscenza. A un certo punto, per il desiderio di altro, trovare altro, ecco, abbiamo deciso di fare un salto, di allontanarci da questo luogo. Ed ecco che siamo precipitati, come dice, un ribaltone. Ed è per questo che in qualche modo ci troviamo in questa dimensione. Ho riportato un testo, cioè un verso della Gita, siamo al capitolo 13, verso 20, ve lo leggo, perché è molto molto interessante. Questo è Krishna che parla ad Arjuna, nella Gita c'è questa conversazione tra maestro e discepolo. Il discepolo è un po' smarrito, è confuso, non capisce cosa fare della propria vita. E Krishna, che è il suo maestro, comincia a dargli delle, come dire, delle chiarezza su quella che è la sua situazione e il suo essere, chi è Arjuna e perché sta lì. E quindi Krishna gli dice: sappi che la natura materiale, come gli esseri individuali, ovvero noi, non hanno inizio, i loro mutamenti e le tre influenze della natura materiale sono prodotti. Le tre influenze della materia sono prodotti dalla natura materiale. Cosa vuol dire questo? Che c'è un principio, una filosofia,
viene chiamato il motore immobile, tanti nomi, un principio cardine. Nel nostro caso lo possiamo chiamare Krishna Dio. E da cui a un certo punto abbiamo deciso di separarci per cercare qualcosa d'altro. E Krishna rispecchia quella che è chiamata energia interna, ok? Da lui poi si propaga un'energia che è chiamata esterna. Questa energia esterna va a dare forma al mondo materiale, ok? Perché? Perché Krishna ci vuole bene, e nel momento in cui ha visto che il nostro desiderio era altro, ha fatto modo di accontentarci. Quindi dall'energia esterna si è formato il mondo materiale, l'universo come lo conosciamo, cioè, nei limiti in cui lo conosciamo, ecco. Ed è un posto progettato per noi, come un architetto progetta una casa per un cliente, Nicolò, se ci hanno chiaro in mente, che fa questa professione. Ok, tu hai un certo desiderio, benissimo, mi dispiace ma questo non è il posto più adatto per soddisfarlo, te ne creo una doc, un parco giochi, e un posto, tra virgolette, adesso per anime ribelli, anime che vogliono un altro mondo, come dice Alice, un mondo mio, se avessi un mondo mio, e quindi questo è quello che ho chiamato che spiega bene Prabhupada, il mistero della creazione. E cosa succede? Che nel momento in cui finiamo nel parco giochi, tra una montagna rossa e l'altra, ci perdiamo. Devo fare un po' di switch, ve l'ho detto, quindi abbiate pazienza, ma voglio leggere un proposito che sicuramente è molto più chiaro di me. Cosa dice Prabhupada? Per chi non lo sapesse, Prabhupada è colui che ha tradotto la Gita, ce l'ha portata così com'è, e ad ogni verso ha associato una spiegazione per rendercelo più chiaro. E vi leggerò la spiegazione del 13:20, che è molto, direi che è esaustiva. Ok, la natura materiale e l'essere individuale sono entrambi eterni, cioè esistevano prima della creazione. Entrambi provengono dalle energie del Signore, la natura materiale dalla sua energia inferiore e l'anima individuale, ovvero noi, dalla sua energia superiore. Prima che il cosmo si manifestasse, la natura materiale era contenuta in Mahavishnu, che è una manifestazione del Signore. Poi, giusto il momento, si manifestò tra il Mahatattva. Anche gli esseri sono in lui, ma a causa del loro condizionamento non hanno il desiderio di servirlo e non possono quindi accedere al mondo spirituale. Durante la manifestazione della natura materiale, tuttavia, questi esseri ricevono di nuovo l'opportunità di agire nell'ambito dell'universo materiale per prepararsi ad entrare nel mondo spirituale. Questo è il mistero della creazione. In origine, qui ci colleghiamo a quello che abbiamo detto, l'essere è spirituale. In una dimensione alta, parte integrante del Signore Supremo, ma a causa della sua natura ribelle, voglio il mio mondo, è diventato vittima del condizionamento materiale. Non è essenziale sapere come questi esseri di natura superiore, parte integrante del Signore, siano entrati a contatto con la natura materiale. Dio, la persona suprema, sa come e perché si è verificata questa caduta e avverte nelle scritture che quando si resta affascinati dalla natura materiale, il parco giochi, si deve sostenere una dura lotta per sopravvivere. Vi torna il concetto della lotta? Abbastanza. Ogni giorno, mamma mia, mille sfide. Invece Alice come stava? Era lì a penzoloni sull'albero, un po' ascoltava il libro di storia, un po' no. Stava bene, insomma. Ok. Quindi tutto ciò nasce dal desiderio nostro, come quello di Alice, di godere indipendentemente nel suo mondo e con le sue regole. E vi riporto altri due versi, che sono quelli successivi, ve li leggo, in cui questo concetto è spiegato molto bene, ovvero proprio la scintilla che ci ha portato poi
a catapultarci qui in un certo senso. La natura è considerata la causa di tutte le azioni materiali e delle loro conseguenze, mentre l'essere individuale è la causa dei piaceri e delle sofferenze che incontra in questo mondo. Ovvero, è molto semplice. Sembra difficile questa frase, vero? Noi abbiamo una facoltà potentissima. Desiderare. Può essere un gelato d'estate, può essere laurearmi, siamo uno studente, può essere arrivare a fine mese con qualche soldo in tasca in più, se si è già lavoratori, e via dicendo. Ecco, nel momento in cui poi scatta il desiderio, la natura materiale si organizza in modo tale da farlo manifestare in un certo senso. Ecco. E desiderio può essere benefico o negativo per la persona. Può essere una cosa che gli fa del bene o gli fa del male. E quindi è l'individuo stesso che si genera la sofferenza. Semplicemente la natura materiale poi si riarrangia per creare quelle forme di cause e di effetto che generano la situazione che lui desiderava. Così l'essere individuale segue nella natura materiale diversi modi di vita e gode delle tre influenze della natura materiale, accontentato. Cioè, il mondo creato proprio per quel desiderio di partenza che abbiamo visto bene, ciò è dovuto al contatto con questa natura. Incontra allora piaceri e sofferenze nei vari tipi di corpi. Attenzione, nei vari tipi di corpi, che vuol dire questa cosa? Che ovviamente in base al desiderio che abbiamo, i desideri che abbiamo, anche lì siamo accontentati, nel senso che c'è un corpo che è più idoneo all'altro. Se voglio mangiare fino a scoppiare, investo tutta la mia vita in questo desiderio, in questa attività, ecco che se adesso siamo in un corpo umano, ad esempio, forse non è così adatto il corpo umano, perché poi se mangiamo troppo stiamo male, no? E quindi al momento della morte, l'anima, la nostra anima, trasmigra in un corpo più adatto che ci viene assegnato attraverso quello di un maiale. Il meccanismo è molto semplice. Anche qui, semplicemente, è tutto in funzione nel soddisfare quelle che sono le nostre richieste. Questo è incredibile. Ovviamente vale anche il contrario. Cioè, se noi desideriamo qualcosa di elevato, come può essere anche tornare a casa, poi vedremo che... Ok. Anche qui volevo leggere due righe di Prabhupada, che contestualizzano meglio, molto meglio di quanto potrei fare io. Nel mondo materiale, tutti lottano strenuamente per gustare ogni piacere possibile. Il corpo è il prodotto dei sensi, che sono gli strumenti messi a disposizione dell'individuo per appagare i suoi desideri. Tutto calcolato minuziosamente. Quando la natura materiale offre a qualcuno questo insieme corpo-sensi, tiene conto dei suoi desideri, ma anche delle sue azioni passate. Pertanto, come spiegherà il prossimo verso, talvolta lo benedice, talvolta lo maledice. L'individuo è dunque responsabile del tipo di corpo che riceve, delle gioie e dei dolori concomitanti. Una volta entrato in un particolare corpo, cade sotto il giogo della natura materiale, perché il corpo, fatto di materia, agisce secondo le sue leggi e nessuno ha il potere di cambiarle. Se ad esempio si ottiene un corpo di cane, si dovrà agire come un cane. Riguardo al verso successivo, Prabhupada continua. Questo verso è importante per capire come l'anima condizionata trasmigra da un corpo all'altro. Secondo capitolo, una analogia bellissima, ha già spiegato che l'essere incarnato cambia corpo, come si cambia un vestito. Un vestito che oramai è logoro, semplicemente lo si cambia e se ne prende un altro. E questi cambiamenti sono dovuti al suo attaccamento all'esistenza materiale. Finché sarà attratto da questa manifestazione illusoria, l'individuo dovrà continuare a trasmigrare da un corpo all'altro. Infatti è solo il suo desiderio, qui lo ribadisce, di dominare la natura materiale a costringerlo in condizioni indesiderabili di vita, ora in un corpo di Deo, di saggio, di uomo, ora in un corpo di mammifero, di uccello, di verme, di pesce, di insetto, sempre in funzione dei suoi desideri materiali.
E ogni volta egli si crede l'artefice del proprio destino, che in realtà gli viene imposto dalla natura materiale. Ricordiamoci, la facoltà nostra è quella del desiderare. Poi le cose si smuovono, in un certo senso, per appagare questo desiderio. Quando non lo decidiamo noi. Ok. Parte seconda. Mamma mia, che preludio, io stesi. Adesso teniamo. Mi pare che sia il momento di tornare un po' a... al 1951 con il nostro Alice. Sì. Ah, va bene. Lui lo conosce bene. Come si chiama? Brucalifo. Non so più neanche io, signore. Mi sono trasformata tante volte oggi che se riesci a capire. Io non capisci. Spiegati meglio. Temo di non potervi spiegare, signore. Perché io non sono più io, cioè. Bel garbuglio. Non so spiegarlo più chiaramente, perché non è chiaro neanche a me. Tu? Chi essere? Tu? Beh, non è male che potrebbe prima dirvi lei. Cosa? Essere lei? Un'incognita. E ora Brucalifo. Brucalifo? La sfiderina Alice, da quanto è lì dentro? Apparentemente poco, io nel minutaggio ho 30 minuti, ma già non si ricorda più chi è, cosa ci fa lì e dove deve andare, cioè è completamente smarrita, ha perso la memoria. E da qui partiremo per fare un'analisi di che cosa è successo, perché può essere, questa è una cosa rivoluzionaria per qualcuno, comunque è una bella sberla, che anche noi abbiamo perso un po' la memoria. Ok, infatti la parte seconda si chiama perdita della memoria e incatenamento. Incatenamento a cosa? Abbiamo detto al parco giochi. Ecco, cosa succede? C'è un processo molto chiaro, lineare, scientifico che viene descritto dalla Gita. Nel momento in cui l'anima si incarna in questa dimensione materiale, entra in incontro a dei processi ben chiari. Questi processi sono azionati ovviamente dall'energia materiale che tutto pervade. E ve lo leggo che è molto molto chiaro. Contemplando gli oggetti dei sensi, tutti noi siamo proniti di sensi, l'uomo sviluppa attaccamento per essi. Okay. Immaginiamoci un iPhone, dai, un esempio classico. Vediamo che è uscito l'iPhone 300. E wow! Adesso ha ben 20 telecamere sui posteriori. Lo voglio assolutamente. E cosa succede? Ovviamente c'è tutto un meccanismo dietro, quindi lo vedo, lo rivedo nella pubblicità, nella vetrina, me lo dice l'amico, oh, l'hai visto, l'ho comprato, guarda, prova, bellissimo, fa delle foto stupende. Oh, comincia a nascere attaccamento, desiderio per quell'oggetto, no? Questo iPhone. Ma questo desiderio a un certo punto perde il controllo, diventa la bramosia. Lo voglio e basta, farei di tutto per avere quell'iPhone. Cosa succede? Adesso è molto semplice, o pagare le rate, o fare prestiti, mini prestiti. Per... Ok, mi indebito, ho il mio iPhone. Quanto dura la felicità di quell'iPhone? Una settimana, se meno. Anche meno. O non si è felici, o si scopre che l'iPhone non era tanto bello come diceva l'amico, o ahimè, alcuni si rompe dopo poco. Tanti fattori, insomma, o semplicemente non si è soddisfatti, ecco.
Da qui nasce la folle, che non è, quel desiderio non è stato appagato. E quindi cos'è? Che succede? Ci si accorge che c'è un vuoto, c'è qualcosa che non quadra, che l'iPhone non ha fatto il suo lavoro, e quindi arrabbiati ci si riversa su altro. È un meccanismo a catena, che poi prima si cerca una cosa, poi l'altra, poi un'altra ancora, e si è sempre inappagabili, finché a un certo punto non si finisce. Appunto, quello che descrive dalla collera nasce la completa illusione, e dall'illusione la confusione della memoria. Ovvero, entri in questo processo a catena, che non ti ricordi, non ti accorgi nemmeno di esserci dentro, continui a vagare da una cosa all'altra, una mini soddisfazione all'altra, ma sei sempre inappagato, e addirittura arrivi a perdere la memoria, cioè non ti chiedi più nemmeno chi sei, cosa ci fai qui, perché continui a rincorrere queste soggettine o queste relazioni, può essere qualsiasi cosa, non un oggetto solo fisico materiale. Ecco che quando la memoria è confusa, come Alice, chi sono io? Non so più. Allora, anche l'intelligenza è perduta. Cosa si intende per intelligenza? Occhio. Nella Bhagavad Gita per intelligenza si intende la facoltà di discernere tra cosa è bene, cosa è male, cosa è giusto, cosa è sbagliato. Quindi uno praticamente è una macchina che segue i sensi, gli istinti, le pubblicità, tutti gli input che vengono dall'esterno, che sono miliardi. Ovviamente questo è un meccanismo che qui è descritto da migliaia di anni, ma che i nostri agenti del marketing o grafici, quello che è, sanno benissimo, quindi poi mettono, cioè li sfruttano alla grande. E quando l'intelligenza è perduta, l'uomo cade nuovamente nell'oceano dell'esistenza materiale. Ovvero si è succubi del meccanismo e non ci si riesce più a districare. Anche Alice non lo so, cioè lo si vede la disperazione, non lo so chi sono, non so più, mi sono persa, non capisco. Tant'è che chiede anche al Bucalippo, sì, e lui dice: sono un incognito, cioè manco lui sa chi è. Quindi immaginiamoci che ci troviamo tutti in una società dove ci sono tante incognite, addirittura adesso sono trasformate in numeri. Ognuno è un numerino che deve fare delle cose. Un altro verso bellissimo, perché abbiamo detto che questo meccanismo si parte dai sensi, no? Contemplazione dell'oggetto dei sensi, di qualcosa che desidero. Ce n'è un altro verso un po' più avanti, 267, che dice: come un vento impetuoso spazza una barca sull'acqua, anche uno solo dei sensi su cui la mente si fissa può portare via l'intelligenza dell'uomo. Uno solo dei sensi, sappiamo che ne abbiamo cinque, e nel momento in cui viene attratto da qualcosa, se non si è abbastanza calibrati, ecco che si viene portati via come un vento impetuoso. Quindi immaginatevi come se noi siamo una barchetta in mezzo al mare, arriva una tempesta e ci fa naufragare subito. Ecco, cosa ha fatto naufragare Alice? Cos'è che è? Il desiderio. Cosa? Il desiderio. Di che? Di un altro mondo. Anche quello. Ma c'è qualcosa che ha... Quello era il desiderio iniziale. Poi è arrivato qualcosa che ha azionato i suoi sensi. Cosa? Bevanda e il biscotto da mangiare. No, il coniglio. Ecco, il bianco coniglio. Ah, ok. Un bellissimo coniglio che corre e parla con l'orologio in mano. Qualcosa che appartiene a quel mondo che lei sta fantasticando. Quindi non può che seguirlo. Tra l'altro poi una frase diceva prima, probabilmente va a un ricevimento, quindi poi ingigantisce anche, non c'è solo il bianco coniglio, assolutamente. Ecco, quindi... fascino del bianconiglio, la curiosità di vedere dove va sto bianconiglio, sicuramente è un posto più bello di dove si trovava prima, cioè sono sicuro anch'io. e poi il desiderio di avere un piacere altro, due scatole della lezione di storia.
Ok, introduciamo un nuovo concetto, che è quello dei Guna. Abbiamo detto che siamo in un parco giochi, in energia materiale, e questa energia materiale, questo parco giochi, ha delle regole. In particolare è formato da tre energie. Vi leggerò questo verso che anche qui è molto esplicito, molto chiaro. Siamo al capitolo 14, sempre della Gita, verso 5, dice: la natura materiale è formata da tre influenze, virtù, passione e ignoranza. Quando l'essere vivente entra in contatto con la natura materiale, diventa condizionato da queste influenze. Lo ribadisco, sono concetti che poi tornano utili. La nostra facoltà è quella di desiderare. Okay. E poi, come dire, dal desiderio si azionano delle cose. Noi siamo in un flusso di queste tre energie, no? Che adesso vedremo insieme. Queste tre energie poi muovono le nostre azioni in base ai desideri. E dobbiamo immaginarci un po' come, come dire, delle marionette. Ci sono tre fili, in base a quello che muovi succedono delle cose. Qual è la bella notizia o la brutta? Non so come dire, che tutti in questa stanza, ma in tutto il mondo, siamo, come dire, succubi, non mi piace come verbo, che brutto. Comunque, siamo azionati da questa energia materiale, da queste forze. Però è un mondo, in particolare, almeno in quello in cui ci troviamo adesso, che due prevalgono. Adesso le vediamo insieme. Vi faccio giusto uno spoiler. Che sono quella dell'ignoranza e della passione, come vengono chiamate su, o in sanscrito tamas e rajas. C'è una terza componente, che diciamo che è quella più benefica in un certo senso, quella che ci dà più equilibrio, che ci fa stare meglio, che ci dà armonia, ecco, nella nostra vita, che è quella della virtù, del sattva guna. E in realtà siamo in qualche modo in lotta per mantenere questa energia, perché essendo tutto il mondo calibrato sulle altre due, ovviamente ci squilibra e ci butta sulle altre due. Ma adesso le vediamo insieme tutte e tre, se no non si capisce niente. E basta, c'è un video, vedo la regia cosa mi dice. Allora, ah sì, allora prendiamo. Quale coniglio? Ma non l'ha detto.
cercassi un bianco migliore, chiederei al cappellaio matto. Al cappellaio matto? Oh, no, no, io no! Oppure al leprotto bisestile in quella direzione. Oh, grazie. Credo che lo chiederà lui. Però guarda che gli mancano diversi venerdì. Oh, ma io non voglio andare in mezzo ai matti. Oh, non puoi farci niente. Sono quasi tutti matti qui. E ti sarai accorta che in fondo sono mezzo svanito anch'io. Santo cielo, se qui sono tutti come lui, devo stare attenta a non farli infuriare. Ok, vi ritrovate un po'? A me sembrava stregato, adesso mi ricordava un qualsiasi dipendente dello sportello alle poste. Non è di là, perché se l'hai matto. Siamo tutti matti qui. Matti perché abbiamo perso la bussola, nel senso non sappiamo più dove andare. C'è una pausa. Alice è un po' disperata quando arriva qui, perché... mille cartelli in una foresta, non trova più la strada, non capisce dove deve andare, non capisce nemmeno dove è diretta, cioè proprio perduta. Però a un certo punto, quando incontra lo stregato, dice, ma in che direzione devi andare, gli dice lo stregato, e lui, non importa, basta che, poi si ferma, basta che, qualcosa chiamava dentro, basta che esco da qui, che me ne vado, che sono stufa, cioè bellissimo il mio mondo, ma preferisco quello di qua. Ma poi succede un'altra cosa, che lo stregato gli dice, ma stai cercando il bianconiglio? E lei, oh sì, il bianconiglio, è vero, sto cercando il bianconiglio. Ecco, così funziona l'energia materiale, molto molto semplice. Quindi nel momento in cui rientriamo a contatto con gli oggetti del desiderio, ci dimentichiamo dove siamo diretti, appunto. E continuiamo il viaggio. Ok, adesso guardiamo queste energie materiali che abbiamo detto che sono tre, una per una, quindi capiamo un po' come agiscono. Anche qui non mi invento niente, tutto scritto in modo molto chiaro nella Gita, tradotto da Prabhupada, e ci spiega la prima, che è il tama guna, ignoranza. Guna significa anche corda in sanscrito, qualcosa che ci stringe, che ci tiene fermi, che ci tiene ancorato, insomma, e qui descrive cos'è l'ignoranza, questa prima energia. O discendente di Bharata, Bharata è un soprannome di Arjuna, l'ignoranza è causa dell'illusione per tutti gli esseri. La follia, la pigrizia e il sonno che legano l'anima condizionata sono il risultato di questa influenza. Ok, quindi diciamo che noi che siamo su questo pianetino abbiamo un mix di questo cocktail di tre energie. Possiamo essere più sbilanciati su una, più su un'altra, o essere abbastanza equilibrati, insomma. Ecco, chi è sbilanciato nell'ignoranza, e qui abbiamo dei personaggi, anzi, qua sono tutti matti, lo dice, quindi praticamente sono quasi tutti qui dentro, ecco. E un po' sta sotto questa energia che si distingue appunto per la follia, la pigrizia e il sonno. Ho riportato degli esempi, ho stregato sicuramente nella follia, ma non c'ho tanto. La zucca posta. Brucaliffo, anche lui è nella pigrizia, l'avete visto, tutto steso, non fascia. E nell'intossicazione, continua a fumare, è una fonte di piacere continuo, è sempre lì che fuma. E poi, nel terzo caso, abbiamo, che arriveranno, il cappellaio matto e il leprotto bisestile. Ecco, anche loro rientrano nell'intossicazione, nell'ozio, nella follia. E qui è così che gira il mio mondo, se avessi il mio mondo, ecco. E, principalmente ignoranza. Ma vediamo un po' cosa succede poi.
mi hanno detto, consiglio ultimo è stato, se vuoi trovare la tua direzione vai dal cappellaio matto, vai sul sicuro. Adesso vediamo un po' cosa succede. Avete notato che non le fanno più le canzoni nei cartoni della Disney? Visto come il ragionamento è molto semplice, perché come dire, godere un giorno solo quando puoi goderne altri 364, incluso quel giorno lì, così fai 365 tutto completo, il compleanno più il non compleanno. Ecco, questo è un meccanismo che si situa in un'altra energia. Noi abbiamo visto prima, vi citavo, questi due personaggi in qualche modo stanno nell'ozio, perché sono qui anche loro accasciati, e stanno nell'intossicazione, non so quante tazze di tè si fanno al giorno, però non mi sembrano molto lucidi mentalmente. Un effetto avrà su di loro questo tè. E adesso vediamo appunto cosa succede quando subentra l'energia del Rajas. La vediamo insieme. Ok, Rajas ovvero passione. La Gita ci dice: la passione consiste in desideri ardenti e senza fine,
o figlio di Kunti, ovvero Arjuna, essa lega l'anima incarnata all'azione materiale e ai suoi frutti. Ok, quell'energia che ci spinge a far partire cose, creare cose, metterle in moto, ma esclusivamente per proprio beneficio, per poi arrivare a ottenere il frutto della nostra azione. Ecco, un esempio è il cappellaio matto e il rubato di sestile che, come dire, sono un po' in questa dimensione di godimento perpetuo. Tutto ciò che faccio, mi servo la tazza di tè, eccetera, e per me mi organizzo la festa tutti i giorni, così ho piacere tutti i giorni. Quindi sono davvero in questa dimensione, ma anche Bianconigli. Addirittura in questa illustrazione è ancora più chiaro, lo mettiamo in giacca e cravatta con l'orologio e l'ombrellino sembra quasi una, come dire, un businessman di Londra e che corre perché deve portare a casa i risultati. Vedremo poi, c'è anche chi sta sopra di lui, no? La regina di cuori. Appunto, la regina di cuori, ecco. Perché la regina di cuori, anche lei, si situa nel guna della passione? Per due motivi. Uno è perché il potere, la brama infinita di potere, nessuno può dire niente con lei, controllo totale di tutti i suoi sudditi, che sono carte da gioco alla fine, più questi personaggi pazzerelli, e rispetto. Non le si può dire niente, altrimenti tagliategli la testa! Ecco, questa è la regina di cuori, totalmente situata nella passione, controllo, dominio, piacere in una forma più sottile, piacere come forma di riconoscimento, avere attenzione, avere rispetto, avere controllo. Ecco, l'ultimo dell'energia materiale, come vi dicevo, è un po' più rara questa energia, cioè nel senso è difficile da coltivare in un mondo che va nelle altre due tendenze, e quella della virtù. Cosa ci dice Krishna? O Arjuna, senza peccato, sappi che la virtù, la più pura delle influenze materiali, illumina l'essere e lo libera dalle conseguenze di tutti i peccati. Ovvero, nella virtù arriviamo a uno stadio di consapevolezza di chi siamo e dove vogliamo andare, più o meno. E quindi conoscenza, acquisizione della conoscenza, e da qui equilibrio, armonia, sentirsi collocati nel mondo, non sentirsi sballottolati, ma avere una direzione chiara, sapere cosa si vuole. Occhio che anche molti businessmen, che ne so, mi vengono in mente attori di Hollywood, così, in realtà sono collocati qui, in virtù, si svegliano alle 4, e alcuni pregano anche, e poi parte la loro giornata, vanno in palestra, eccetera, quindi hanno la loro dimensione, il loro equilibrio, e non è detto che quello che hanno capito, chi sono e dove sto andando sia corretto, però diciamo che in generale possiamo collocare nel Sapaguna una persona che rispecchia il principio di saggezza ed equilibrio. E perché ho messo Alice un esempio relativo? Perché in un mondo così estremo, quasi lei sembra una, come dire, una pecora bianca, chiamano. È un puntino che si fa notare per un atteggiamento altro, un atteggiamento diverso. Infatti lei manifesta sempre una purezza fanciullesca, data dalla sua età, e la sua mente è in equilibrio rispetto a quella degli altri, ancora ha una logica, riesce a muoversi, a districarsi. Invece gli altri sono proprio fuori di zucca. Ha una saggezza superiore. Una saggezza superiore perché succede che nel corso del suo viaggio comunque c'è una vocina dentro, che gli consiglia un po' cosa fare. Dall'inizio l'abbiamo visto nella prima clip, che diceva la curiosità è solo fonte di guai. Quello è un consiglio che gli è venuto da dentro, ma è un consiglio saggio. E non è un consiglio saggio come quello che gli ha dato lo stregato di andare da cappellaio matto. Quindi c'è questa opposizione. E poi è compassionevole, molto interessante questo.
qualsiasi creatura incontra, in ogni caso mantiene molto rispetto e quasi, come dire, sta male per la situazione in cui si trova tutti questi personaggi un po' pazzerelli. Lei non sa cosa agire, come agire, semplicemente sa che non può stare lì, sennò diventa anche lei allo stesso modo. Ok. Non mi ricordo se c'è un altro clip da qualche parte. No, dopo. Ok, quindi abbiamo detto che siamo immersi nell'illusione. Siamo immersi in questa energia materiale, in questa natura materiale, che funziona con queste tre energie che abbiamo visto, che possono mettersi insieme come un mix, oppure una può prevalere sull'altra, in base ai desideri che coltiviamo. Torniamo sempre a... Noi possiamo coltivare desideri. Illuso dalle tre influenze materiali, che abbiamo visto in virtù passione e ignoranza, il mondo intero ignora chi sono io. Adesso vi dico che soggetto. L'inesauribile, che trascende ogni influenza materiale. Qui è Krishna che parla. Krishna inteso come Dio, Supremo Signore, gestore dell'universo, l'architetto che dicevamo prima. Il mondo intero mi ignora. Perché mi ignora? Perché semplicemente ha perso la bussola. Abbiamo visto che non c'è più orientamento, non si sa dove andare, non si sa chi è, chi siamo, insomma. E continua, questa mia energia divina, costituita dalle tre influenze della natura materiale, è difficile da superare. Abbiamo visto come Alice non sa più che fare, dove sbattere la testa, non sa più chi è, non sa più dove andare. Ma, insomma, chi si abbandona a me, quindi prende rifugio in me, ne varca facilmente i limiti. C'è un'immagine bellissima di, immaginatevi una barca sempre in mezzo all'oceano, oceano vastissimo, deve attraversare, come se noi partissimo dall'Europa e dobbiamo andare in America con una barchetta. Ecco. Krishna ci dice che nel momento in cui noi prendiamo rifugio in lui e qui usa il termine ci abbandoniamo, nel senso che sappiamo che lui è la nostra bussola, ok? Quell'oceano diventa lo zoccolo di un vitello. È un'immagine potentissima. Un oceano sconfinato diventa lo zoccolo di un vitello. Quell'oceano è l'energia materiale, appunto, che sembra così sconfinata, così difficile da superare, che ci tiene ancorati. Quante volte abbiamo anche un cattivo vizio, una situazione sgradevole in cui finiamo continuamente e vorremmo tirarci fuori, non riusciamo proprio, continuiamo a inciampare lì. Ecco, Krishna ci dice, prendi rifugio in me, cerca la mia protezione. Quella cosa che ti sembra insormontabile diventa un sassolino, non è più una montagna ma un sassolino. Questo esempio lo fa Radana Swami, un grande maestro della tradizione. Adesso ci sono due video. Comunque si apre la parte terza, la parte conclusiva, la più bella, che prima è un po' peso, mamma mia, siamo immersi in questa energia materiale, non so, dobbiamo muoverci, come districarci, siamo un po' abbandonati a noi stessi, ma appunto c'è un ma, e quindi adesso lo vediamo nel dettaglio, ma prima due video. Quando tornerò a casa scriverò un libro su questo paese. Se vai, riuscirò a tornare a casa. Thank you.
così strano qui. C'è un cambio netto, Alice ci sorprende finalmente, è nella foresta ancora, ma c'è una presa di consapevolezza. Uno, voglio tornare a casa, questo non è il mio posto, e due, qui non ha niente senso, quindi non è questa la dimensione che mi appartiene, non è qui che posso trovare la felicità, che si sta cercando. E poi c'era una frase in mezzo, qualcuno l'ha captata. Se mai tornerò a casa, scriverò un libro. Poi c'era un'altra frase un pochino più avanti, circa a metà. Qui non ha senso. Vabbè, niente. La ripescriviamo. Facciamo il tifo per lei. Ne ho abbastanza dei conigli. La prima volta c'è cascata. Stai seguendo, stai cercando il bianconiglio e subito. Sì, dove devo andare? Qui? Basta. Non voglio più sapere di bianconigli, di iPhone e qualsiasi cosa mi proponete. Sto cercando altro. Non a casa! Ma non riesco a trovare la mia strada! Naturalmente, perché non hai una strada tua. Vedi? Qui tutte le strade sono strade della regina. Ma io qui non ho visto nessuna regina. Davvero? Sul serio, ma allora devi vederla. Andrà matta per te, semplicemente matta. E palmita donne. Per favore, dimmi, come posso trovarla? Beh, alcuni vanno di qua, altri di là. Quanto a me personalmente preferisco la scorciatoia. La scorciatoia, mai prendi la scorciatoia. Wow, abbiamo visto Alice che ci dice: non voglio più sapere dei conigli, voglio tornare a casa e sto cercando la direzione per farlo, per tornare a casa. Ecco che si smuovono le cose, il desiderio è cambiato dentro e quindi l'energia materiale si riassetta, no? Poi ricordiamoci che quando il desiderio è sincero, il desiderio è molto alto, il desiderio è molto vicino a Krishna, al Signore, ecco che lì si smobilita, cioè in persona. E detto ciò, cosa succede? Lo stregato gli dice, certo che non trovi la direzione, perché qui appartiene tutto alla regina. Tutte le strade appartengono alla regina. E ritorniamo sul concetto che qui siamo immersi nell'energia materiale, serve qualcosa d'altro per uscire fuori, se no altrimenti è un piccolo cieco, cioè
facciamo un giro tondo, no? Ritorniamo sempre allo stesso punto di partenza. Quindi vediamo un po' cosa propone la Gita come soluzioni per finire la ruota del criceto. Ok, bene. Presa di consapevolezza, Alice capisce di essere solo in un sogno, che non è quella la sua dimensione, che non appartiene a lui, appartiene a un'altra parte, è addirittura quell'altra parte più bella di dove si trova adesso. E ho riportato due versi molto interessanti che tra l'altro mi sono capitati sott'occhio con gioia questa settimana. E uno è dallo Srimad Bhagavatam, che è un altro testo di riferimento appunto del Vaishnavismo, e è tipo se la Gita è l'ABC, il punto di partenza, dove c'è un bigino di tutto ciò che serve per stare in questo mondo, le informazioni base. Ecco, chi vuole esplorare di più, chi ne vuole sapere di più, c'è lo Srimad Bhagavatam, lì abbiamo tutto il set, e quindi quanti sono? 27 volumi? Sì. Ecco, così uno poi ha più informazioni, sempre partendo dal riferimento della Gita. Ecco, qui ci troviamo al canto 4 del capitolo 12, canto 4, verso 15. Siamo all'interno di una storia, un insieme di storie, il Bhagavatam, che ci fa capire un po' come uscire da questa energia materiale, da questo mondo materiale, tramite esempi di persone molto, molto elevate. Diciamo di esempi, non è giusto, esempi esemplari. In questo caso stiamo parlando di Guru Maharaj, e qui dice Guru Maharaj capì che questa manifestazione cosmica, questo mondo materiale, confonde gli esseri viventi con un sogno o una fantasmagoria. Essendo una creazione dell'illusoria energia esterna, il Signore. Ok, anche qui è molto interessante, quando ho letto questa cosa, ma anche Guru Maharaj a un certo punto ha questa intuizione, capì, Guru Maharaj capì che questo mondo non gli appartiene, è semplicemente un sogno, c'è qualcos'altro, una dimensione alta che è la sua dimensione di appartenenza. Perché poi dice una energia illusoria esterna del Signore Supremo, l'abbiamo visto all'inizio, no? Noi abbiamo avuto un desiderio, andare in un mondo alto, un parco giochi, un posto che poteva darci più soddisfazione, in un certo senso. E allora il Signore Supremo, che ci vuole tanto bene e soddisfa quelli che sono i nostri desideri, ci ha creato il mondo come lo volevamo, il parco giochi. Questo che dice l'illusoria energia esterna. Energia esterna che si espande dal Signore, che va a creare il mondo materiale, che è poi il luogo dove avremmo voluto stare. Stanno capendo che forse non è posto giusto. E leggo due righe di commento, ce l'ho qua. Cosa dice Prabhupada a questo verso? Anche qui mi piace molto, molto chiaro. Talvolta nel folto della foresta, qua, questo l'ho realizzato adesso, si ha l'impressione di vedere apparire grandi palazzi e belle città. Questo fenomeno è chiamato tecnicamente Gandharva Nagara. Similmente, anche in sogno possiamo creare molte cose illusorie con la nostra immaginazione. Una persona realizzata, devoto, sa bene che questa manifestazione cosmica materiale è solo una rappresentazione temporanea e illusoria che ha l'apparenza della realtà, proprio come una fantasmagoria. Ma al di là di questa creazione ombra, bellissimo questo concetto, un mondo che non è, come che diceva Alice, un mondo al contrario, la creazione ombra, c'è la realtà, il mondo spirituale. Il devoto si interessa del mondo spirituale, non della sua ombra, perché capisce che nell'ombra non trova quello che sta cercando in realtà. Poiché ha realizzato la verità suprema, il devoto non è interessato a quest'ombra, Alice non è più interessato all'ombra, non è più interessata all'ombra, temporanea della realtà, come anche confermato nella Bhagavad Gita, Param Drishtva Nivartate. Bellissimo.
Prabhupada è sempre molto schiarente nei suoi commenti, molto lucido, molto chiaro, molto lineare, molto scientifico. Ecco, c'è un altro passaggio di Prabhupada, sempre nella Gita, capitolo 6, verso 2, che dice: l'essere vivente non è indipendente o separato da Dio, ma costituisce la sua energia materiale. Quando è prigioniero dell'energia materiale, egli ne subisce il condizionamento, come abbiamo visto, le tre energie, eccetera. Ma appena diventa cosciente di Krishna, appena gli ritorna in mente la casa da dove è venuto, che c'è una casa, che non è quello il suo mondo di appartenenza, e c'è anche un proprietario della casa, diciamo, e un sovrano della casa, un reale della casa, che fa in modo che tutti siano felici all'interno della sua casa. Questa è la cosa più bella. Provvede alle esigenze di tutti. Appena diventa cosciente appunto di Dio e dell'energia spirituale, ovvero della dimora originale, riscopre la sua condizione naturale. Questo che ha fatto Alice, ha riscoperto la sua condizione naturale e adesso è anche decisa a tornare lì. Ha capito che non c'ha niente a che fare con questi matti, il cappellano, stregato, il brucalino. Non è quello che sta cercando. Ed ecco che c'è l'ultima clip. C'è la parola nostra Alice a tornare a casa. Allora Alice si è messa nei guai. Abbiamo visto che lo stregato gli dà l'indicazione, anche qui, finisce, come dire, nella tana del lupo, ecco, dalla regina di cuori, che a un certo punto non sopporta più Alice e ordina di tagliare la testa. Ok. Cioè, c'è un piccolo tribunale dove gli amici che ha incontrato in qualche modo dovrebbero testimoniare a suo favore, ma sono matti, quindi non l'aiutano. A un certo punto riesce a scappare ed ecco che cosa succede. Dove andiamo non si sa, giriamo intorno, quello che avevo detto prima, non lo giro intorno, in continuazione, non, senza un senso, ecco. Però Alice esce fuori dal quel cerchio, continua a scappare, è determinata a tornare a casa. Interessante, perché la regina di cuore è poi quella roba che nel momento in cui decidiamo di tornare a casa ci afferra e ci porta giù. È proprio l'esempio, come la personificazione delle energie illusorie, che in termini sanscriti viene chiamata Maya, illusione. Ecco, che è quella che poi ci fa passare davanti un bianconiglio e ci riconfonde di nuovo, ecco, e dobbiamo ricalibrarci di nuovo su quello che è davvero la direzione ultima. Senza aver preso almeno una tazza di te. Dai, posso fermarmi ora? Ma ti prendi, devi prendere parte con noi alla festa. E tutte, anche queste ritornano. No, sai con noi, che qui si sta bene, c'è te. Sono così simpatici, no? Lasciatela scappare, caspiterina, immaginiamoci,
quanto è potente questa energia materiale, quanto ci trattiene, ci tiene giù, anche quando sappiamo dove vogliamo andare, cosa vogliamo fare della nostra vita, insomma. Chiusa a chiave! Ma la regina! Devo uscire fuori! Oh, ma tu sei fuori! Cosa? Ma guarda tu stessa! Ma quella sono io! Wow, è detto nei testi che nel momento in cui ce l'abbiamo quasi fatta, rivediamo come una pellicola di un film, tutti i fotogrammi di quello che è stata la nostra esistenza materiale da un corpo all'altro, e realizziamo che è come se fosse stato uno schiocco. E poi il sogno finisce, rientriamo nella consapevolezza che noi siamo lì, abbiamo una posizione lì, di eterna gioia, conoscenza e eternità. Wow, e infatti cambiano i toni, i colori, il mondo incantato ritorna, dove l'abbiamo lasciato, siamo sempre là, non ci siamo andati, semplicemente abbiamo dovuto fare un po' questo travaglio per capire delle cose. Tornati da dove siamo partiti, l'atmosfera è sempre la stessa, c'è il gattino, ci sono i fiorellini e tutto quello che ci serviva. Ok, ritorno a casa finalmente, l'ultimo step. Ovvero spezzare le catene di Maya. Si può fare questa cosa. Abbiamo visto prima che se noi cominciamo a chiedere protezione, l'aiuto, quello che è il padrone di casa, l'oceano diventa una pozzetta. Quindi è sormontabile, diventa sormontabile. Non sono più forti come prima queste tenaglie dell'energia materiale. E ho estratto tre versi. Ma ce ne sono molto altri della stessa natura, perché in questo dialogo tra Arjuna e il suo maestro Krishna, Krishna fa un po' da torcia. Arjuna si trova in una situazione come la foresta in cui si trova Alice, non sa più chi è, non sa dove andare, non sa cosa fare, non sa che scelte fare, è proprio una gran confusione. E Krishna fa un po' da torcina. E in un dialogo quasi maieutico, piano piano dimostra quello che può essere la prospettiva. E è interessante che nel corso della Gita Krishna ripete più volte questi concetti proprio per agevolare Arjuna a comprenderli meglio e farli propri. Perché man mano Arjuna capisce delle cose, vengono altri dubbi, altri chiarimenti, e intanto Krishna lo riporta sulla direzione di partenza. E questi tre versi sono molto belli perché si concatenano, si vede come Krishna gli sta dando sempre la stessa direzione. Il primo è il 9.34 della Gita e dice: pensa sempre a me, diventa mio devoto, offrimi i tuoi omaggi e adorami, perfettamente assorto in me, certamente verrai a me. Che cosa vuol dire questa cosa? Di entrare in un esercizio ci permette di riaprire i rapporti. Noi abbiamo sbattuto la porta, ce ne siamo andati, io voglio il mondo mio, che al contrario è cappottato, cioè quello che voglio io, sto bene, starò molto meglio. Ecco. Il processo, mi pare, è l'opposto, quello di riaprire questa porta gentilmente e ricominciare a ricreare quella relazione che è stata perduta, in un certo senso. E come farlo? Cominciando, uno, con un cambio di desiderio, ovviamente, la volontà di tornare a casa, e due, costantemente cominciare a pensare
la nostra casa, pensare che quella è la direzione, pensare che c'è qualcuno che ci sta aspettando e non vede l'ora di riabbracciarci. E continua nel verso 55 del capitolo 11. Mio caro Arjuna, che dolcezza. La persona che si impegna nel puro servizio di devozione, libera dalla contaminazione, dalle attività interessate, quelle che appartengono alla Rajagun, come abbiamo visto, e dalla speculazione mentale, che agisce per me, considerandomi il fine supremo della vita, ovvero i desideri che esprimiamo, le azioni che svolgiamo, sono tutte volte allo stesso obiettivo, quello del ritorno a casa, questo ci sto dicendo, ed è amica di tutti gli esseri, certamente verrà a me, ancora nuovamente, verrà a me, tornerà a casa, sempre lo stesso concetto. E infine, interessantissimo questo, eravamo al verso 9.34 e alla fine della Gita, perfettamente altri 9 versi, ci ritroviamo lo stesso concetto, gli stessi concetti rielaborati leggermente diversi, una nuova frase, ma pensa sempre a me, ce l'abbiamo, diventa il mio devoto, ce l'abbiamo, adorimi, ce l'abbiamo, e offrimi i tuoi omaggi, sei gentile con me, così certamente verrai a me, tornerai a casa, te lo prometto, perché tu sei un amico infinitamente caro a me, questa... cioè, chiude la conferenza con questa frase, personalmente a me dà molta gioia e speranza, non so voi se apro un po' il cuoricino, sapere che c'è qualcuno che è pronto lì, sull'uscio della porta, che dice, ma quando torna quello lì, caspita, lo sto aspettando da così tanto tempo, che fine ha fatto, si è perso, come quando eri bambina, la mamma ti mandava a fare una commissione molto facile, a pochi metri da casa e non tornavi più. Poi quando tornavi la mamma era lì, ma che fine hai fatto? Dove sei andata? È così difficile arrivare a fine. Tu avevi fatto poi, non è andato solo per la commissione, per gli anni. Avevi visto un amico, è andato un po' in centro del paese, avevi fatto perché avevi trovato una scappatoia in un certo senso. Però sai che a casa c'è qualcuno che ti aspetta ed è pronto a darti tutto il suo amore. Infinitamente caro a me, perché tu sei un amico. Con questo chiudiamo, grazie dell'ascolto, spero che abbia avuto senso in un certo senso. Beh, quello che volevo lasciare è, riflettiamo quali sono i nostri desideri e capiamo che direzione vanno e prendiamo consapevolezza che c'è qualcos'altro oltre a quello che ci viene propinato dai cappellai matti, dagli stregati, dai due califi, che ce ne sono una valanga. Quanti regina. Ne vuoi? E dalla regina soprattutto. Caspiterina. Sì, poi detto queste figure c'è anche la regina. Ok, e poi attenzione ai bianconini che sono dietro l'angolo, cioè, tutti i giorni, ci distraggono. Io quando analizzavo la figura del bianconino pensavo al messaggio WhatsApp. E tu stai facendo una cosa con tanta dedizione, concentrazione. Forse sei anche immerso, arriva sta notifica o una chiamata sul telefono, boom, e prendi tutta un'altra tangente, ti ritrovi lì mezz'ora dopo e dici... mezz'ora è passata, che è successo? È uguale, è lo stesso meccanismo. Che poi dal messaggio, c'è un'informazione, il messaggio ti riporta in un'altra direzione, ti chiede di fare altre cose, eccetera, 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 e quindi si crea questo meccanismo che ti perdi, semplicemente. Poi speriamo di tornare a quello che stavamo facendo, che era così bello. E non so se abbiamo 5 minuti, forse, che ci sono. Sì. Ci sono delle domande, ho detto tanti concetti, ma... Super semplice. Domande semplici, se no non saranno. No, una riflessione, perché questa conoscenza, il mondo materiale viene definito una fresca in fiamme. Quindi volevo chiederti in che senso tu hai parlato di parco giochi, cioè qual è l'aspetto del mondo materiale che individui con questa immagine.
Marco giochi, se ci stai troppo cominci a vomitare. Quindi diventa una foresta in fiamme anche per giochi. Quello è senso. Comunque è un'immagine, non so, a me viene questa immagine del parco giochi, che è un posto che inizialmente dovrebbe darti piacere, ma poi ne sei così estenuato che te ne torni a casa e hai anche speso dei soldi e dici, ma non metti i soldi, potrebbe essere usato. Quindi questo è il senso. Però il parco giochi ha tante attrattive, no? Quindi ce n'è una dopo l'altra. Mi ricordo quando sono andato a Garda, non ho dovuto fare tutte, perché sennò non ero contento. e quindi questo, però lì poi diventa un ciclo infinito dove stai male effettivamente, comincia a venirti mal di stomaco e diventa quell'altra metafora di cui parlavi tu, che è presente nella vita, della foresta in fiamme. Esattamente. Sono semplicemente visualizzazioni che ci aiutano a rendere più concreti questi concetti filosofici. Grazie per aver recuperato anche questa, molto bella. Addirittura hai detto che è il maestro spirituale e colui che ci prende per mano e ci tira fuori dalla foresta in fiamme. È come una pioggia di sollievo che spegne il fuoco. Ok. Monica, avevi qualche... Antonello? Una riflessione. Alzo bene la voce che... A proposito della ribellione delle anime. Siamo fatti della stessa sostanza eterna di Dio, no? Come possono delle particelle di Dio voler altro se hanno in sé Dio? Ok, questo l'abbiamo chiamato, l'abbiamo chiamato poi, il mistero della creazione. Credo che il problema sia la natura materiale dell'essere umano, i sensi. Quindi non il mondo in sé, perché il mondo è creazione divina, quindi non il mondo in sé, ma la natura materiale dell'essere umano. E il fatto di dimenticarsi di essere anime da parte dell'essere umano, credo proprio che sia questo a trasformare la creazione divina, quindi il mondo, in un luogo di morte. Questa è una riflessione, c'è anche una domanda inclusa nella parte iniziale. Grazie per la puntualità. È interessante questo, perché faccio le colazioni con Drew, il mio compagno, che mi dice, ma è tutta la vita, quando sono bambino, che mi chiedo, ma perché abbiamo voltato le spalle a Dio, perché abbiamo qui, che cosa che ci ha tratto, che è stato quel bianconiglio? Penso che lo scopriremo nel momento in cui torniamo a casa, abbiamo quella pellicola che si scioglie e capiremo l'enigma. Ed è scritto però molto bene nei testi, che tre quarti delle anime totali si trovano nel mondo materiale, un quarto invece in quello spirituale. Quindi ci sono tante anime come noi che sono in viaggio in questo mondo materiale. E alla fine stanno cercando casa. Come chi viene a Bologna. E per la seconda parte, allora se sono ascoltato molto profondamente, ma sono molto stanco. E quindi se mi dai due parole chiave però la recupero. Perfetto, sono stacchi entrambi. Devo ripeterti. Sì, sì, se mi dai due parole chiave della seconda parte, okay. Poi mi ritorno a mente. Sì, ho detto che il problema credo sia la natura materiale dell'essere umano, non tanto il mondo in sé, perché è creazione divina. Quindi perfetto, è il fatto. Mi è tornato in mente, grazie. Allora, questo è descritto molto, ma molto, ma molto bene. Un po' ne abbiamo accennato, noi siamo definiti energia marginale. Allora, Krishna si
manifesta principalmente con tre energie: l'interna, che è Dio stesso, l'esterna, che è quella che genera tutto il mondo materiale, okay? Quella interna invece quello spirituale, e quella marginale, che sono questi frammenti infinitesimali di anime, di Dio, che siamo noi poi, anime appunto, frammenti infinitesimali di Dio, ovvero noi anime. Marginali, perché marginali? Un termine molto chiaro. Margine, ai margini. Sta a noi desiderare se stare verso l'energia esterna, l'energia materiale, Maya, tanti termini per descrivere, o l'energia interna, quindi Krishna, Dio, Signore. Con noi, noi abbiamo questo libero arbitrio di capire, alla fine noi siamo servitori, no? O osserviamo i nostri sensi, osserviamo il nostro, sì, il nostro appagamento, come dire, effimero, che ci dura un frammento e poi passiamo all'altro oggetto, all'altro bianconiglio, e questa è la dimensione esterna, la dimensione che cercavamo. Come dicevamo, non si è capito bene cos'è che ci ha spinto ad andare in quella esterna, però l'abbiamo desiderata e Krishna l'ha creata. E, oppure rigirarci indietro letteralmente e dire ok, va bene, io vado verso la luce, vado verso il Signore, vado verso l'origine di tutto, cioè sono anima, sono un frammento di Dio, perché mi voglio staccare da Dio se sono un suo frammento? Dove devo andare? È come una scintilla, questo lo presenta la Gita, è una scintilla che esce fuori dal fuoco, no? Quella scintilla lì, nel momento in cui si avvicina troppo dal fuoco, sparisce, svanisce, non ha più la potenza del fuoco. Dobbiamo rimanere ancorati al fuoco se vogliamo stare nella nostra vera natura e non, come dire, scomparire, perderci. Questo credo sia importante, non dimenticarsi mai di essere anima. Non corpi, anima, in questo mondo. Alla fine, cioè, il risultato è quello che abbiamo così piene le scatole, siamo così nauseati da quello che c'è qua, non ci appaga, non ci fa stare bene, non riempie quel vuoto che abbiamo dentro nel cuore, che alla fine diciamo, ok, ma allora la sto cercando nel posto giusto. Non si sa quando arriverà quel momento, ma arriverà per tutti. Quando arriverà, sarà automatico rigirarci e dire oh caspio, ma io avevo tutto, ero già nel posto giusto, perché sono finito qua? Poi lo scopriremo. Abbi pazienza, lo scoprirai. Va bene, grazie a tutti. Adesso volevo dire solo una cosa. Ah, okay. Posso? Sì. No, ho trovato molto interessante proprio le prime parole quando hai iniziato il video tuo, dove lei ha, a mio parere, almeno portata io una cosa, l'introduzione, quando dice nel mio mondo, tutto sarebbe, cioè quello che è non è. Tutto contrario. Esatto. Tutto contrario di tutto. Esatto. Però almeno io mi faccio gli affari miei, non devo dipendere. Comincia ad avere l'intuizione che nel mondo dove si trova qualcosa non funziona. No, è contrario, invece. È illusa che c'è qualcosa che non funziona. Sì, è un'illusione, no? Quindi poi per capire tutto questo deve passare attraverso tutta una serie di, esatto, di esperienze che poi la riportano completamente indietro. Esatto. È pure illusione, come hai detto, esatto. Sì. L'illusione è che ci può essere qualcosa di meglio, sì, allora sperimentiamolo quel qualcosa di meglio. È un'intuizione pura, no? Che lei stessa non sa dove la porterà, però per arrivare poi al risultato finale deve passare attraverso tutte queste tappe. E questa intuizione però nasce da che cosa? Dal fatto di essere un'anima spirituale. Quello non lo sappiamo, ritorniamo all'enigma, non sappiamo perché abbiamo voluto inciampare quando potevamo stare lì tranquilli, che c'era tutto questo.
Detto ciò, scusate, ma c'è un momento molto importante adesso. Faremo la celebrazione della Madarastra, perché è il mese della luce, il mese di Kartika. E quindi offriremo una candelina. Ed è molto bello perché c'è la possibilità di esprimere dal cuore un desiderio spirituale. Può essere magari quel desiderio, appunto, che non facciamo molto spesso e che servirebbe. Ritorno a casa, non so, altro. Ognuno sa cosa c'è nel proprio cuore. Canteremo questo brano in sanscrito. Non so chi lo accompagnerà, penso forse Martino, non so. Sei pronto già lì. E quindi grazie a tutti. E poi ci sarà un buonissimo prasciano. Ma prima, andiamo alla nostra. Grazie.